Siamo qui oggi come Animalisti Italiani Onlus per portare la solidarietà ai cani e ai lavoratori dell'ex cinodromo. Siamo qui con il responsabile dell'associazione Impronte, Simone Gentili, e dici, che sta succedendo oggi in questi giorni qui a Roma? In questi giorni sta succedendo, intanto salve a tutti, sta succedendo che è stato aggiudicato un bando a una ditta di Bari, la Mapia SRL, che ha vinto su tutti e tre i lotti del bando e ha opzionato il nostro canile come prima scelta. E in questo momento sono a rischio le professionalità dei lavoratori, nonché la continuità del servizio di benessere che in questi 6 anni e più di gestione abbiamo sempre cercato quotidianamente di garantire ai nostri amici animali. Per non parlare del fatto che l'amministrazione sta creando una notevole problematica per quello che sarà il futuro della gestione di tutti e tre i canili, in quanto le risorse messe a bando per queste gestioni sono assolutamente irrisorie, con una conseguente perdita di garanzie occupazionali e sicuramente di benessere animale. Quindi in questo momento ci stiamo mobilitando e stiamo protestando per far sì che si sospenda il bando e si rivada a una trattativa che tenga più in considerazione quelle che sono le necessità sia sotto il profilo del benessere animale sia sotto il profilo dei salari e della continuità occupazionale.